Oh, salve ragazzi, eccoci, eccoci. Ho scoperto, no, il 4, cos'era? Ah, quando giochi, ah, ok. Ok, allora, ho scoperto adesso, a parte quando si combatte, si mette con il 4, si fa la pausa. Ok, ritorniamo qua, no, dobbiamo sconfiggere quel bastardo. E adesso mi sono organizzato e preparato con gli oggetti, raga. Sia che Sora li può usare, anche Paperino e Pippo. E uno dirà, e adesso? E beh, quello adesso sarà divertente perché adesso ora vedrete che succede. Adesso lo vedrete che cosa succede, che cosa succederà. Praticamente, ve lo dico in parole povere, in pratica, facendo così, Paperino e Pippo praticamente mi cureranno sia a me o a loro stessi fino ogni tanto. Così non rischio che ogni volta devono morire. Allora, in teoria, io sono il tipo che sono rimasto con il fatto del non usarli perché, diciamo, usarli solo da pippe, ok? Da nabbi. Però c'è pure da dire che il modo di giocare è abbastanza particolare, impegnativo, è abbastanza tosto, quindi facciamo finta di lasciar stare questa situazione, quindi facciamo finta di niente. Perché non lo sapevo. Oddio, ho quasi rischiato di prendere ammazzata. Ah, bene, speciale, ne ho presi due di speciale, grande. Così ne prendo tre. Quindi questo è. Però c'è pure da dire che il gioco non è facilissimo, quindi va bene così. Poi l'ho fatto a livello fa normale, quindi le bestemmie ti vengono in aramaico con questo gioco. Soprattutto la dinamica di gioco, e avete visto che è un po' grezzina, giustamente, ma tutte, aia, tutti i giochi, i primi capitoli sono sempre tutti grezzi, quindi c'è sta che. Olè, preso? Grande. Quindi dobbiamo per forza lasciar stare. E fare. Bellissimo. Mi hanno attaccato alle spalle. Maledetti. A posto. Nuovo record. Nuovo record. 155 punti. Bene, ora posso ritornare qua. Oh, ora salviamo. Sì, perché adesso salviamo di nuovo. E lo riaffrontiamo quel bastardo. Guarda che sono un sacco di punti, signori, eh. Questo ci serve perché poi dobbiamo sbloccare l'arena. E l'unico modo per sbloccare l'arena è affrontare lui per forza. E questo ci permetterà di livellare come dei dannati per ogni livello, per andare avanti. Quindi diciamo che è obbligatorio fare questa cosa. Cagnolino. Ora siamo organizzati, ora ti picchiamo. Io sono sempre a favore di battere i nemici senza. Ho capito. Senza usare, ecco, cose di questo tipo, però. Ora vediamo. Ok. Ok, si è messa in posa. Vieni qua. Vedete? No, non era quello. Aia. E Paperino è fuori. Vedi se è curato. No, scappa. Vedete, si sono curati, avete visto, avete visto, avete visto. Solo che Paperino può imparare anche la tecnica della cura. Ora avete visto che si sono curati, ecco. Di nuovo fuga. La coda. Ok.
Aia. Aia. Ah, mi ha curato, grande. Vabbè, senza usarlo anch'io. Oh, basta. E la madonna. Attacca. Troppo tardi. Salta. Dai, che manca poco. No, quel cacchio. Via. Con tutte le opzioni possibili doveva fare quell'attacco, maledetto. Era un modo per livellare. Per... E mori. Oh, grande. Madonna. Mizia. Tosta. È stata tosta. Ho dovuto curarmi continuamente. Quasi sempre. Fascia infernale. Ottimo, direi. Thus I do hereby dub thee junior heroes and confer upon thee full rights and privileges to participate in the games. Further, hey, what do you mean junior heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. So what does it take? Well, that's just something you'll have to find out for yourselves. Just the way that I did. Uh-huh. No problem. We'll start by proving ourselves in the games. Bravo. There ain't gonna be any games for a while. Gotta clean up the mess from that last battle first. Okay, we'll be back. I still can't believe that Squirt actually beat Cerberus. Just between us, I'd already worn Cerberus down by the time the little guy jumped in. My lips are sealed. Lol. Non so se prendo, se crederci o meno. Guarda chi c'è lì davanti. Claude, eccoci qua. Yeah. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find the light. Okay. You'll find it. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square, no dark powers involved. I think I'll pass. Claude è un figo della Madonna. Che, cioè, è figo, punto. Che cosa gli puoi dire a lui? È figo, punto. È figo anche qui, è figo. Cioè, è quella persona del tipo: devo fare il figo, lo devo fare in tutti i modi possibili, anche nei luoghi boh. Ok. He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfect. Perfectly infuriating. He makes me crazy. Lol. Wait a minute. Be worried about him. All the pieces are in place. Relax. Whoa, 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 whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games,
I'll take care of them both. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. Ok. Allora, da non so, ecco, questo lo dobbiamo fare per forza. Ora, de base, sì, avete sentito cosa ha detto. Ade, dobbiamo sconfiggere. Lui lo posso sconfiggere solo nei giochi. Però dobbiamo fare tutti i livelli. Bene, livello 3. Andiamo. Gummy gummy bear. Gummy gummy bear. Dobbiamo potenziarlo sto coso comunque. Però non mi ricordo bene i comandi. Devo fare un tutorial la prossima volta. Lo ammetto, sono stato un po' stupido a non farlo. Passa. Madonna, sono riuscito a farlo. Vabbè. Perché devo cambiare arma? Perché un fucile, un coso che spara a caso, no, mi serve più cannoni. Ok, intanto facciamo danni. Questi ci servono tantissimo di sti cosi, eh. Quanti anelli, quanti anelli. Stare negli anelli, stare negli anelli. Tanta roba questi. Guarda come sparano. Ah no, ci hanno già messi distrutti comunque. Dobbiamo migliorare la salute e tutto. Ora che facciamo anche questa cosa, dobbiamo potenziarci. La cosa officina. Però lo faremo la prossima volta. Quando facciamo il prossimo livello. Inizia a essere più pericoloso questo. Ora scopriamo che navi c'è. La madonna. Questo era quasi obbligatorio fare così. Avete capito, questi ci servono. Poi dobbiamo anche potenziare la vita a questo coso, quindi. Vabbè, la cabina rimane sempre così. Noi dobbiamo sistemare. Vabbè, tu basta che vai dritto. Era quasi comando tirata la cosa. Comunque è bello l'ambientazione, il paesaggio. Spendiamo. Tarzan! Ehi, Paperino, secondo te il re è laggiù? Non credo proprio. Il nuovo posto sperduto come quello, ma figurati. Non vale la pena di scendere e mettersi a scena. Giustamente, io vado a cercare. Scendo, non scendo. Sta una lotta veramente, sta una litiga. Fanno danni. Ah, brutta botta. Bella caduta. Bel colpo. Sì, comunque era Tarzan, l'avevo riconosciuto il posto. Madonna, che colpo. Critic 15, fatto male.
È ancora vivo. Forse non lo sapete, ma sono scaduti i diritti di Tarzan della Disney, eh? Per chi non lo sapesse. È giusto per dire questa cosa. Danger. Thank you. Thank you. What is this place? This place, this place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Mm-hmm. Friends. Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Donna. Huh? Know what? Never mind. Uno è un cane, l'altro è un papero. Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Oh, friends. Here. Really? Huh? Friends, here. Allora, è sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan, go. And I'm Sora. Tarzan, go. Sora, go, go. Ok. Allora, è sì. La giungla profonda, figurate. Allora, avete capito bene. Tarzan è in squadra con noi. Vabbè, quello che si... I sure hope Sora's okay. Gorilla. E abbiamo un antagonista che è pericolosissimo. Ok. Ah, vedi? Conferma. Questa è la prima volta che ti conferma. Ok. Tarzan è da qualche parte. Possiamo. Allora, sì, ve lo stavo dicendo, Tarzan i diritti della Disney sono finiti, quindi non ha più l'esclusività. Oggetto. Non ha più l'esclusività come prima, quindi tanta roba. Ok. Come scendo? Ah, ricordate che io, voi non lo sapete, ma quando io ho giocato a sto gioco, io lascio sempre un personaggio della Disney a portata in mano, mentre gli altri, quindi noi ci dobbiamo buttare. Buttiamoci. Sì, perché c'è sia Oh, ma perché? A me dà fastidio il fatto che si vede il mouse. Comunque salviamo. Ok, piuttosto fammi vedere l'equipaggiamento, il menu. Tarzan di livello 20, me coglioni, tanta roba. Però vediamo un'altra abilità di... Madonna, Tarzan sono tantissimi. Se sa di livello... Furia di boa. Ok. Cobra attacco. Madre natura. Bellissima. Ok. Bene.
Bene, andiamo. Vai Tarzan. Quindi sì, come stavo dicendo prima. Però, scusa, a sto punto voglio vedere un'altra cosa. Ma io posso fare qualche... È vero, perché mi sono scordato. Io sono salito di livello, ma le mie abilità invece di... No. Ah, ok, no, scusami. Ok. No, non mi interessa quello, mi interessa questo, scusami. Ok. Ok, scusate, mi sono distratto. Andiamo. Comunque sì, io mi tenevo sempre un personaggio del mondo. Quindi in pratica avevo Tarzan o Paperino o Pippo. A volte variavo, a volte lasciavo poi Paperino perché Pippo era già forte di suo. Appassito. Serve acqua. Ok. Aggiungo. Tutto appassito, eh. Tutti appassiti. Non mi piace. Non lo possiamo fare. Ah, oddio. Era di qua il percorso. Ah, ditemelo. Non avevo idea che quasi uscì, si passava. Ah, dimmelo. Vabbè, dimmelo effettivamente, io non lo sapevo. See ya. Vabbè, ritorniamo qui. Era giusto per Ma che bello! Bellissimo! Vabbè, ma è bellissimo quello che sto facendo. Salto! Aia! Non mi aspettavo un salto troppo lungo. Beh, la botta l'ho presa. Non era quello che pensavo di fare. Aspetta, torniamo allora indietro. La palude. Ippopotamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Un cucciolo. Ah, posso salire? Andiamo. Dove siamo? Ragazzi, sto facendo tutte le cose che non sto minimamente capendo dove sono. Cavolo. No, però posso fare di qua, poi di qua, poi di qua. Grande. Ok. Stessa cosa, potrei fare così. È andata malissimo, non è andata bene, peggio. Vediamo di rifarlo, aspettate. È strano che non ho il doppio salto però. Perché il doppio salto lo dovrei avere. E sono caduto male.
Ah, si può salire. Dove si va? Ah, le ya... Ah. Ok, volevo vedere dove si arrivava. Ok, 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 ok. Mi ha poi buttato qui, ok. No, devo fare un salto molto preciso. Quello è il brutto di questi salti che sono precisi. Quando sono precisi così, ragazzi, sono bruttissimi. Vabbè, ma i giochi di una volta erano così. Madonna, ho visto la profondità nere, è una cosa esagerata. No, ma dai, mancava poco, mancava pochissimo, signori. No, cavolo, ma dai, perché... No, mo mi sono scervellato, fino a quando non lo farò sta cosa, io non mi arrenderò. Cavolo. Che poi non si è... Non è che si bagna lui, no, ma che... Dove esiste il concetto di bagnarsi qui? No! Ma dai, ma perché non me lo fa? Vedi, questo me l'ha fatto, vedi? Ho sbagliato a saltare, però me l'ha fatto. Dai, Allora, no. Allora, rifacciamo. Niente. No, vabbè, non ce la faccio. Abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo capito. Vabbè, signori. Ci ho provato, signori, ci ho provato. Lo rifaremo quando sarà più possibile. Ok. Diapositiva 3. Ah, ok. Citazione, riferimento a... Dai, per forza, è una citazione palese del... di coso, là, come si chiama, di... un'altra diapositiva grande di La Bella e la Bestia. Un'altra diapositiva. Ok. Allora, questa è una storia extra. Ok. Vediamo se c'è una cinematica. C'è una cinematica. Quindi dovevamo passare per di qua. Jane. Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. So then, obviously you're not related to Tarzan. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. No. Sorrel! Goofy! Donald! Si schifano a morte, va bene. A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Guarda com'è brutto che... Ecco, mo' in HD e poi è pixelato. Boh, a volte varia. Anyway, I'm staying. Huh? Sora, look what we found. Look at this. Ok. Cos'è? Un gummy block. È lo stesso materiale di cui si è fatta la nostra gummy ship. Grazie al cat. Allora vuol dire che il re potrebbe essere qui. Dobbiamo collaborare per trovarlo. Per ora. Bene, ti lascerò venire con me. Per ora. Questa è stata simpatica. Ok. Oh. Ok.
Vedi. Ecco, meglio così, perché attualmente noi possiamo avere soltanto tre in squadra. In questo caso noi scegliamo palesemente loro. Perché, sapete perché? Perché Pippo è già a livelli alti. È inutile, dobbiamo livellare Paperino e io. Ora avete capito. Perfetto, ragazzi. Tarzan è stato allevato nella giungla da gorilla, per questo non è facile comunicare con lui, ma sta imparando. Questo è bello perché ti fa capire che il gioco è agli albori della storia, o comunque metà della storia. In gorillese, esatto, stai cercando i tuoi amici. Sì, ha detto che sono qui, poi parla con un capitano, non capisco, parola che non capisco, non credo che diceva quello. Perché non proviamo con questo proiettore? Mostreremo a Tarzan delle diapositive, magari una di quelle che riguarda quella parola. O dove sono le diapositive? Dove sono le diapositive? In realtà ne abbiamo già qualcuna. Però salviamo, ragazzi, perché ci aggiorniamo per la prossima volta. Perfetto. Bene, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella, ragazzi.